Avvicinare i ragazzi ai promessi sposi si fa attraverso rendendo la storia a fumetti. Vediamo il servizio di Paola Farina. I promessi sposi non solo da leggere ma anche da guardare, come una storia a fumetti. La propone così Stefano Motta, insegnante e scrittore desiano, autore del volume I promessi sposi a fumetti, viaggio semiserio dalle vignette al romanzo, pubblicato da Teca Editore. L'autore lo ha presentato nella sua desio davanti a un numeroso pubblico in biblioteca. Promessi sposi a fumetti ripropongono le tavole uscite sul giornalino negli anni Ottanta e aggiungono 30 percorsi di approfondimento su alcuni degli aspetti più curiosi, eruditi, caratteristici del romanzo. Quando dico che ho pubblicato i promessi sposi a fumetti, reagiscono tutti stupefatti dall'idea che si possa usare questo romanzo, che è un mostro sacro, e ridurlo in tavole a fumetti. In realtà la cosa che si scopre leggendo il libro è che già Manzoni stesso l'aveva fatto con le xilografie da Gonin, e quindi fare i promessi sposi oggi a fumetti a colori non è sacrilego, ma è una specie di trailer per poi dopo leggere il romanzo vero e proprio.